Alleluia, benedetto il Padre, amen, gloria a Dio, benedetto, alleluia. Lui da solo portò su di sé i pesi del mondo, amico mio, lui avrà cura di te. Lui disse: venite a me, voi che siete stanchi e riposo vi darò. Lui da solo portò su di sé i pesi del mondo, amico mio, lui avrà cura di te. Alleluia, glorificato, alleluia, benedetto il nome del Signore, Padre amato, Padre santo, gloria a Dio, Padre eterno, alleluia, papà, siamo qua a meditare sulla tua parola, amen. Oh, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Siamo nella gioia, cari fratelli, amen. Lui disse: venite a me. Alleluia, il Signore disse: venite a me, voi tutti che siete stanchi, aggravati, e io vi darò riposo, amen. C'è un cantico che lo dice anche, gloria a Dio, amen, che dice: lui da solo portò su di sé i pesi del mondo, amico mio, lui avrà cura di te. Lui disse: venite a me, voi tutti che siete stanchi, e io vi darò riposo. Amen. Gloria a Dio, alleluia, benedetto il nostro Padre, glorificato il suo nome sempre, lodando Dio, siamo qua in comunione con lo Spirito Santo, benedetto nostro Padre, amato, solo a Lui l'onore, la gloria, amen. Grazie Padre Santo, alleluia, per questa opportunità che Tu ci hai dato, che Tu mi hai dato. Parla, papà, tramite il tuo servo, parla tramite, alleluia, la mia bocca, tramite le tue parole che tu metti nella mia bocca. Esorta, Padre Santo, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio, innalzato il nome del Signore. Cari fratelli, amen. Volevo meditare, gloria a Dio, un versetto della Bibbia. Amen. Mi sposto un attimo perché... Gloria a Dio. Shui kadarabasei. Gloria, gloria. Amen. Benedetto è il nome del Signore. Benedetto è. Gloria a Dio, cari fratelli. Amen. Alleluia, trovate il posto. Gloria a Dio. Amen. Dono Goku. Padre, siamo nella gioia, carissimi, amati, fratelli, sorelle, soldati di Gesù Cristo, guerrieri. Amen. Volevo leggere un versetto della Bibbia con voi, gloria a Dio. Ti voglio rialzare con questo versetto. Amen. Nel nome di Gesù prendi nuove forze. Alzati e cammina. Né oro né argento non ne ho, ma quelli che te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, si fortificato, si riempito di Spirito Santo, di unzione, di fuoco, di potenza. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Facciamo un cantico. Gloria a Dio. Vogliamo lodare Dio. Canta anche tu al Signore. Amen. Rafforzami, Spirito Santo, non fallirò. Se tu prendi il comando, rafforzami. Spirito di Dio, a camminar, non voglio essere io, perché sei tu che mi sostieni, sei tu che guidi i passi miei, senza di te cosa farei, solo tu
dai senso alla mia vita, solo tu dai senso ai giorni miei, senza te non so cosa fare senza di te, Spirito Santo, Spirito Santo, alleluia, gloria a Dio, cari fratelli, siamo nella gioia, amen. Spirito Santo, rafforzami, amen, rafforzaci papà, dacci nuove forze, dacci nuovi vigori papà, vogliamo dipendere, alleluia, dalla tua mano Padre Santo, dal tuo Spirito Santo, dalla tua unzione papà, in nome di Gesù Cristo, rinnovi i miei fratelli, rinnovi le mie sorelle papà, nel potente nome di Gesù Cristo. Rabarakanda rabastoi kimalaya mirikiti le besturakai, fuoco, potenza di Dio, rafforzami Spirito Santo, non fallirò se tu prendi il comando, rafforzami Spirito di Dio a camminare. Non voglio essere io, perché sei tu che mi sostieni, sei tu che guidi i passi miei, senza di te cosa farei, solo tu, né senza la nostra vita, solo tu. Amen, gloria a Dio, cari fratelli, amen, solo lo Spirito Santo, amen. Solo lo Spirito Santo dà senso alla nostra vita, ai nostri giorni. Amen. Senza lo Spirito Santo, cari fratelli, noi, alleluia, siamo morti, come diceva Paolo. Chi cammina con lo Spirito Santo, amen, è vivo, cammina in novità di vita, amen. Ma se tu cammini con la carne, sei morto, ma se cammini con lo Spirito, sei vivo. Amen. Continuiamo a camminare con lo Spirito Santo. Continuiamo, alleluia, a camminare con le forze dall'alto. Amen. Gloria a Dio. Il Signore ci ricompenserà. Amen. Come dice le Sacre Scritture, Lui darà la sua ricompensa ad ognuno di noi. Amen. Come anche tu conosci, sai. Gloria a Dio. Ci aspettiamo, alleluia, grandi cibi succulenti, alleluia. Gloria a Dio, amen. Il Signore ha preparato, cari fratelli, un luogo meraviglioso per noi. Un luogo, alleluia, gloria al nostro Signore, dov'è la presenza del Signore, amen. Dov'è lo Spirito di Dio. Alleluia. Gloria a Dio. In Giovanni 14 dice, io vado a prepararvi un luogo. Ci sono tante dimore nella casa del Padre mio. Io vado a prepararvi un luogo, dove sarò io, sarete anche voi. Amen. Quindi, gloria a Dio, tu hai salvato la tua anima. Amen. Io ti voglio dire, come c'è scritto nella parola, vai avanti con la tua costanza, con la tua fede. Salverai la tua anima. Con quella forza, con quella fede che hai ancora, tu dici non ce la faccio, voglio fermarmi. Io non passavo tutti questi problemi quando ero nel mondo, quando non conoscevo il Signore, io non passavo. E io ti voglio dire, perché tu non passavi i problemi, perché tu eri morto spiritualmente, ma adesso che hai conosciuto la verità del Signore, tu sei vivo. Amen. Tu sei vivo, gloria a Dio. E io ti dico con la tua costanza, con la tua fede, salverai la tua anima. Amen. Amen. Gloria a Dio. Vai avanti. Vai avanti nel nome di Gesù. Salverai la tua fede, salverai la tua anima, cari fratelli. Con la tua costanza, tu salverai la tua anima. Amen. Mettiamoci ai piedi del Signore. Facciamoci guidare dallo Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio. Facciamoci guidare dallo Spirito Santo, cari fratelli. Amen. Il Signore ha grandi cose per noi.
Amen. E io ti voglio, amen, incoraggiare con questo versetto. Gloria a Dio. Gloria al Padre. Il Signore ti benedica, Barbara. Continua ad avere quella fede, quei sentimenti che hai. Amen. Tutti dobbiamo andare davanti al tribunale del Signore. Fatti guidare dallo Spirito Santo. Tutto andrà bene. Alleluia. Amen. Volete prendere la tua Bibbia? Prendi la tua Bibbia. Gloria a Dio. Apri in Giovanni, che il Signore ti vuole parlare. Gesù vuole parlare al tuo cuore. Giovanni, primo Giovanni, scusate fratelli, prima Giovanni al capitolo 3. Amen. Prima Giovanni capitolo 3 al versetto 22. Primo Giovanni 3:22. Amen. Alleluia. Guidaci, Padre Santo, nel nome di Gesù Cristo, papà. Oh Signore, parla ai nostri cuori in questa parola, in questa meditazione, papà, in questo cibo, alleluia. Cibaci della tua parola. Ciba il tuo servo, papà. Parla alla tua serva. In nome di Gesù. Amen. Amen. Ti voglio leggere questo versetto, amen. Alleluia. Gloria a Dio. Primo Giovanni capitolo 3, amen, al versetto 22. Qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono graditi. Amen. Fin qui mi fermo qua. Amen. Gloria a Dio. Io ti voglio dire, è una grazia del Signore che non siamo distrutti. È una grazia del Signore che siamo qua, alleluia, a meditare sulla Sua parola. Alleluia, è una grazia del Signore, è un bene del Signore, perché tu stai osservando i Suoi comandamenti, perché tu stai facendo la volontà del Signore, che hai, alleluia, quel lavoro benedetto dal Signore. Amen. E per grazia del Signore, perché tu stai facendo i Suoi comandamenti, stai osservando la Sua parola, che hai mangiato anche stamattina e che ti sei svegliato anche stamattina. Amen. Alleluia, perché tu stai osservando la Sua parola. I frutti si vedono, cari fratelli, i frutti si devono vedere in un servo del Signore o una serva del Signore. Amen. Alleluia, è per questo che il Signore non ti risponde, tu che non stai osservando la Sua parola, tu che sei ribello al Signore ancora, ti devi pentire. Tu che stai cambiando la dottrina del Signore, tu ti devi pentire. Sei nella via dell'errore. Chiedi aiuto al Signore. Io non ti voglio giudicare né scoraggiare. Chiedi aiuto al Signore. Il Signore, se sto sbagliando, correggimi, parlami, cambiami, fammi comprendere la via giusta. Amen. E io ti voglio dire, se il Signore ha ascoltato la tua preghiera, amen, il Signore ascolta la preghiera dei Suoi servi. Amen. Io ti voglio dire questo: il Signore ascolta la preghiera dei Suoi servi. Ascolta la preghiera del suo servo che fa la sua volontà. Amen. Perché lo dice la santa parola di Dio, la sacra Bibbia, cari fratelli. Amen. Se un Signore dice una parola, è quello. Io credo alle promesse del Signore. Anche tu devi credere, alleluia, alle promesse del Padre, alle promesse del Signore. Se tu non credi, non puoi ricevere. Se tu non credi, non puoi ricevere. Amen. Perché il Signore non ti può mandare, non può ascoltare le tue preghiere, non ti può dare quelle che tu gli hai chiesto. Ma il Signore dà ai Suoi servi, perché, alleluia, fa la Sua volontà. Alleluia. Benedetto il Padre. Rabarakanda Zai. Gloria a Dio. E io ti voglio dire questa, amen, questo giorno, vai avanti con la tua costanza. Vai avanti, caro fratello, caro sorella. Amen. Il Signore ti sta ascoltando. Il Signore sta operando. Gloria a Dio. Non ascoltare, amen, nessuno. Vai avanti.
Non ti fermare, non ti fermare davanti a Goliath che hai davanti. Non ti fermare, buttalo giù. Amen. Buttalo giù, rialzati e cammina. Prendi il comando. Amen. Dici, Signore, prendi tu il comando della mia vita. Amen. Se il Signore prende il comando della nostra vita, cari fratelli, noi non possiamo fallire. Perché è Lui che creò noi. Alleluia, è Lui che creò il cielo e la terra. Quindi se prende Lui il comando, non possiamo fallire. Noi vogliamo chiedere, Signore, prendi tu il comando. Vogliamo chiedere con tutto il nostro cuore. Signore, prendi il comando. Io non ce la faccio più. Essere guidato da solo. Voglio dipendere da Te. Voglio essere guidato dal Tuo Spirito. Amen. Cari fratelli, chiediamo al Signore che ci guida ogni giorno e che ci protegge. Amen. Gloria a Dio. Di Signore, guidami. Padre Santo, guidami. Alleluia. Voglio dipendere da quella luce del cielo, di quella luce del Vangelo. Voglio dipendere dal Tuo Spirito Santo, papà. Oh, papà, voglio dipendere da Te. Diglielo. Prendi il comando della mia vita. Fa che non mi spegno. Oh, alleluia. Fa, alleluia, che non vado indietro. Fa che non mi perdo. Fa che ho costanza, alleluia, di andare avanti. Amen. Vai avanti, caro fratello, alleluia. Non ti fermare. Il Signore ascolta i Suoi servi, perché noi stiamo facendo la Sua volontà. Noi, alleluia, noi stiamo facendo, amen, stiamo camminando nelle Sue vie. Il Signore ti ascolterà. Amen. Gloria a Dio, il Signore ti ascolterà. Vai avanti. Gloria a Dio, lo dice la Sacra Scrittura, la Bibbia lo dice, non lo dico io, non lo dice un uomo. Amen. Non lo dice un opuscolo, ma lo dice la Bibbia. Se lo dice la Bibbia, puoi stare tranquillo. Amen. Perché il Signore l'ha detto. La Bibbia è ispirata da Dio. Le Sacre Scritture sono ispirate da Dio, cari fratelli. Amen. Quindi, alleluia, stai tranquillo. Il Signore ti ascolta. Se tu stai facendo la Sua volontà, il Signore opererà. Il Signore trasformerà soprattutto. Amen. Il Signore trasforma i Suoi servi ogni giorno. Amen. Con il Suo Santo Spirito, con la Sua potenza. Gloria a Dio. Vai avanti con la tua costanza. Amen. Non ti fermare in guardare indietro. Se tu guardi indietro, dai luogo al diavolo. Come dice Paolo, non date luogo al diavolo. Amen. Efesini 4, 27, non date posto al diavolo. Vai avanti anche a soffrire col Signore, amen. Anche se non vedi la Sua mano, vai avanti, alleluia, perché ai Suoi servi mai mancherà quella unzione, mai mancherà quel fuoco, mai mancherà, alleluia, quella potenza che viene dal cielo. Quindi vai avanti nel nome di Gesù, vai avanti, caro fratello. Il Signore ti risponderà se tu hai fede. Alleluia. Amen. Se tu sei un servo fedele a Gesù Cristo, Lui, alleluia, sta operando. Ti aspetterai grandi cose dal Signore se tu sei un servo fedele, integro, retto nelle Sue vie. Ti aspetterai grandi cose, perché lo dice, l'abbiamo letto nella Bibbia, in Prima Giovanni, al capitolo 3, al versetto 22. Se noi riceviamo qualcosa perché stiamo facendo la Sua volontà, perché osserviamo i Suoi comandamenti. Amen. E il salmista diceva, mai dimenticherò i Tuoi comandamenti, perché per mezzo di essi Tu mi dai la vita. Amen. E mai, fratelli, dobbiamo dimenticare i Suoi comandamenti. Mai dobbiamo trasgredire i Suoi comandamenti. Amen. Ogni giorno dobbiamo osservarli. Alleluia. Per vedere, alleluia, benedizione dal cielo, liberazione. Amen. Pioggia di Spirito Santo, gioia, pace, allegria.
dobbiamo osservare i suoi comandamenti, cari fratelli. Amen. Gloria a Dio. Io ti voglio incoraggiare con questo versetto, con queste parole che il Signore ha messo nella mia bocca. Gloria a Dio, riprenditi. Riprenditi, caro fratello. Amen. Gloria a Dio. Il Signore è buono. Gesù Cristo, alleluia, ha dato il suo sangue. Dice il Padre, io non ho risparmiato mio figlio sulla croce. Non vi donerò altre cose. Amen. Non pensare a quel problema che hai. Io non conosco, non posso conoscere. Amen. Ma io ti dico, vai avanti. Gloria a Dio, vai avanti. Presto scompariranno. Non finiranno, scompariranno. Gloria a Dio. Scompariranno, alleluia. Kadosh Adonai. Brabarakanda Zai. Gloria a Dio, caro fratello Raffaele. Dio ti benedica, soldato di Gesù Cristo, fedele a Gesù. Amen. Stavo meditando, fratello. Se ti sei collegato anche tu adesso, mi fa piacere, gloria a Dio. Amen. Prima Giovanni, al capitolo 3, al versetto 22, amen. Se noi riceviamo qualcosa, gloria a Dio, pace. Alleluia. Gloria a Dio, se noi riceviamo qualcosa, è perché noi stiamo facendo la sua volontà. Amen. Se noi stiamo ricevendo qualcosa, cari fratelli, perché siamo... Pace. Pace, Bruno. Pace. A Dio piacendo, starò qualche minuto perché c'ho da fare un attimo. Amen, amen. Sto meditando, fratello. Dio ti benedica. Pace. Amen. Amen. Se noi riceviamo qualcosa, perché... Amen, amen. Che argomento hai parlato, gloria, fratello? Dio, alleluia. Primo Giovanni, fratello, al capitolo 3, al versetto 22. Amen. Se noi riceviamo qualcosa perché stiamo osservando la sua parola, siamo retti, alleluia, nelle sue vie, stiamo camminando, amen, nella via stretta. Amen. Se noi riceviamo qualcosa dal Padre nostro, se noi riceviamo qualcosa dallo Spirito Santo, se noi riceviamo quell'unzione, quel fuoco, perché stiamo osservando la sua parola. Perché, amen, alleluia, stiamo camminando nelle rette vie. Alleluia. Alleluia. Kadosh Rabarakanda Rabastu. Ma come si fa, fratello, come si fa a mandare l'invito? Gloria, e poi ti spiego, fratello, amen. Finisco. Così qualche volta te lo mando anche a te. Amen. A qualche altro fratello, Mario. Alleluia. Gloria a Dio, amen. Gesù Cristo... Amen. Gloria a Dio, soldato. Ha detto, io ho detto, voi siete tutti figli dell'Altissimo. Amen. Se tu, alleluia, stai usando la parola del Signore, se tu stai osservando la sua parola, sei figlio dell'Altissimo, sei figlia dell'Altissimo. E niente, alleluia, ti mancherà. Quell'unzione mai, alleluia, ti mancherà. Quella Santo. Gioia non se ne andrà mai. Alleluia. Quella pace non se ne andrà mai. Amen. Benvenuto. Se tu stai osservando la parola di Dio, se tu non devi né a destra né a sinistro, Ramakanda, Joy, Zai, alleluia, fuoco, potenza, scendi. Ungimi, papà, ho bisogno, alleluia. Parla ai tuoi servi. Parla alle tue serve, papà. In nome di Gesù Cristo, alleluia. Benedici i miei fratelli, benedici le mie sorelle. In nome di Gesù, alleluia, papà. Benedici ognuno di noi. Parla tramite la tua parola. Siamo qua a meditare sulla tua parola, alleluia. Ora barakanda rabastoia. Signore, ti prego, abbiamo bisogno, alleluia, che tu ci cibi, che tu ci parli. Alleluia. Tramite la tua parola, qua scritto, alleluia. Amen. Gloria a Dio. Pace, fratello. Pace, fratello Bruno. Io vado. Amen. Ci sentiamo oggi, a Dio piacendo. Amen. Pace, fratello, pace. Amen. Amen. Dio ti benedica. Pace a tutti, fratelli e sorelle. Pregate per noi. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Nel nome di Gesù.
Amen, amen, pace, salutate, pace. Amen. Niente mancherà ai figli dell'Altissimo. Se tu stai pensando, alleluia, ma io non ho questo, io non ho quello, aspetta, ti sta dicendo il Signore, la tua causa ti sta davanti come Giobbe. Amen. La tua causa gli sta davanti al Signore. Amen. Vai avanti nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, niente mancherà ai figli dell'Altissimo. Amen. Se tu stai osservando, continua ad osservare la sua parola. Continua, alleluia, ad andare avanti nelle rette vie del Signore. Continua, alleluia, ad osservare la sua parola, a mettere in pratica la sua parola. Allora prospera. Anche Giosuè lo diceva, amen. Leggiamo questo verso, adesso leggo questo verso, amen, che si trova Giosuè. Alleluia, alleluia, gloria a Dio, cari fratelli. Per me è una gioia essere qui in diretta per il Signore. Elohim, Bracarabassei, amen. Benedetto nostro Padre, gloria, gloria. Alleluia, Giosuè, amen. Gloria a Dio, Giosuè al capitolo 1, al versetto 8, amen. Gloria a Dio, così dice le sacre scritture. Questo libro della legge non si dibatta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora farai prosperare la tua vita e allora avrai successo. Amen. Se tu metti in pratica questa legge, se tu metti in pratica questo libro della legge, se questo libro, alleluia, non si allontana mai dalla tua bocca, e se tu lo metti in pratica mai, alleluia, ti mancherà niente. Prospererai, avrai successo, avrai esperienze. Amen. Ti viene quell'unzione dall'alto e il Signore ti guiderà. Allora il Signore, alleluia, manderà l'unzione. Allora il Signore prende il comando di te, prende il comando di me. Amen. Se tu metti in pratica la sua legge, se tu, alleluia, osservi i suoi insegnamenti, se tu osservi, alleluia, la voce dello Spirito Santo, se tu ascolti alle parole del Signore, allora, alleluia, ti darà quel che il tuo cuore desidera. Ti faccio uscire ogni tuo progetto. Amen. Gloria a Dio. Benedetto nostro Padre. Facciamo una preghiera, amen, prima di finire. Gloria a Dio, benedetto nostro Padre. Oh, rabarakanda rabastò, il Signore. Papà glorificato, innalzato il tuo nome santo, santo Signore, grazie della tua parola, grazie Signore che ancora questi fratelli, queste sorelle che hanno ascoltato la tua parola, benediscili papà, Signore, alleluia, fa che queste parole possano entrare veramente nella nostra mente, nei nostri cuori, nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri papà, ed è fare effetto, alleluia, ed è fare effetto la tua parola, Padre Santo. In nome di Gesù Cristo, benedici i miei fratelli. Continua ad operare nella loro vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. E amen. Dio vi benedica, cari fratelli. Pace del Signore. Amen.